Queste sono le Altra Superior 6 e rappresentano la scarpa minimalista della casa americana, scarpa minimalista che però è molto protettiva, veloce e reattiva e che secondo me può essere utilizzata in tutte le condizioni, anche paradossalmente, non soltanto nel trail ma anche in strada. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa drop 0, 21 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, nella taglia US 9, 270 grammi, questa US 9,5, 280. È una scarpa davvero particolare perché è minimalista, ma al tempo stesso ha un peso leggermente superiore a quello che uno si aspetterebbe per una scarpa di questo tipo, una flessibilità importantissima al punto tale che secondo me è adattissima per i trail delle brevi distanze e soprattutto anche per correre, non soltanto nei sentieri impegnativi, ma anche su strade sterrate, sulle ciclabili, sulle piste bianche, e la reputo davvero adatta per questa stagione che nei prossimi mesi sarà davvero molto calda. Queste sono le cose che ho apprezzato, quelle che non mi sono piaciute, e invece a chi è adatta questa scarpa e soprattutto a chi la raccomando. A livello della parte superiore della scarpa stessa ho apprezzato tantissimo la tomaia, che nella parte centrale è super traspirante, mentre nella parte anteriore è molto protettiva, e quindi nel caso in cui dovesse affrontare un trail con molti sassi e molto tecnico avrete una protezione davvero interessante. C'è uno spazio importante nell'avampiede, tenete conto però che il volume della scarpa stessa è, come ho già detto, abbastanza minimalista, cosa che potrebbe crearvi dei problemi nel caso in cui il vostro piede richiedesse una quantità di spazio anche nella parte superiore. Ho apprezzato tantissimo la linguetta, che è paradossalmente a soffietto, nella parte sinistra si estende lateralmente mentre nella parte destra è assolutamente cucita, cosa particolare rispetto ai modelli che ho visto nel passato. L'allacciatura è anch'essa particolare, vede sulla parte destra dove è allacciata quattro nastrini, mentre sulla parte sinistra gli occhielli sono doppi, cosa che vi consentirà di avere un bloccaggio del piede abbastanza buono, secondo me non perfetto, ma comunque apprezzato. La linguetta che vi consentirà di non avere nessun rischio che la scarpa si slacci durante le corse nei trail. Tenete conto che in questo caso sono stati aggiunti non uno ma ben due occhielli che vi consentono davvero di avere una allacciatura perfetta nel caso in cui riteniate che la struttura standard non sia adeguata al vostro piede. Nella parte centrale della scarpa stessa la tomaia è molto più rinforzata, cosa che vi permette un buon bloccaggio del piede, che chiaramente dipende anche dal vostro piede stesso. Suggerisco, dal mio punto di vista, mezzo numero in più per avere comunque la possibilità di gestire le corse in salita e in discesa in maniera molto più efficace, cosa che solitamente faccio con il marchio Altra, anche per il fatto che nella parte anteriore c'è una quantità di gomma importantissima che vi consente una migliore protezione. Nella parte posteriore, cosa che è abbastanza conosciuta per una scarpa minimalista, non esiste una conchiglia, mentre il tallone è assolutamente morbido, e questa cosa vi consentirà comunque di non avere nessuna costrizione nel calcagno, nel tendine d'Achille, e di conseguenza potreste sicuramente, anche perché questa scarpa è pensata per correre di avampiede e di mesopiede, avere una libertà significativa in tutti gli allenamenti veloci e lenti, sia in strada sia nel trail. Tra l'altro sarebbe davvero luminoso se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni le recensioni saranno davvero copiose. È a disposizione un pull tab che comunque non serve più di tanto, perché l'inserimento della scarpa nel piede non ha nessun problema. Esiste ovviamente la possibilità di inserire le ghette all'interno della scarpa stessa, cosa che è un aspetto standard per Altra. Ho apprezzato moltissimo anche sulla parte laterale la presenza di un supporto che vi consente di fatto di non avere nessun problema di instabilità del piede, anche perché i 21 mm di altezza sono chiaramente minimalisti. Ho amato moltissimo il fatto che è stata cambiata la struttura, che ora ha una mescola in Altra Ego, che vi consente di correre davvero velocemente, anche grazie al fatto che comunque il battistrada è molto reattivo, ma questa Altra Ego potrebbe di fatto permettervi di correre velocemente anche in pista. Per chi avesse problemi di spazio nell'avampiede o soprattutto nel volume,
è possibile sostituire la soletta, che comunque è premium, per avere una possibilità di un maggiore spazio della scarpa stessa. Senza soletta potreste eventualmente anche correre durante questo periodo estivo o primaverile. Senza le calze io non lo farei mai, nonostante forse si raggiungeranno quest'estate fino a 40 gradi. Tenete conto che con questa soluzione, o magari con una soletta un po' più leggera, potreste di fatto sentire la scarpa con un miglior contatto al terreno e amare questa struttura fino in fondo, anche perché ha una vocazione davvero minimalista. I lacci non sono piatti, ma non sono nemmeno imbottitissimi. Di fatto però ho notato che a livello di allacciatura non avrete nessun rischio che la scarpa si slacci durante le corse, anche perché questa struttura è davvero ben pensata. Come ho già detto, stiamo parlando di una scarpa che è comunque molto flessibile, cosa che vi farà lavorare il piede, e quindi ritengo che questa scarpa sia davvero adatta a tutti coloro i quali pesassero meno di 75 kg e avessero voglia di allenarsi per migliorare la propria biomeccanica di corsa. La ritengo davvero adatta per chi volesse correre in libertà nei sentieri senza necessariamente dover pensare a una scarpa molto pesante e che invece potrebbe essere ingombrante. Con questa struttura potreste ottenere un vantaggio competitivo nei trail brevi, invece non la raccomando per le distanze più lunghe, anche perché il vostro piede potrebbe essere affaticato dopo un paio di ore di corsa, soprattutto pensando che il mercato oramai è per scarpe massimaliste e più protettive. Questa scarpa però vi consente di migliorare il vostro modo di correre, quindi la suggerisco per chi volesse correre una o due volte a settimana nei sentieri e non dover necessariamente pensare di farsi portare dalla scarpa stessa, ma il vostro corpo vi ringrazierà, perché questa scarpa è davvero pensata per le corse di tutti i giorni e per chi volesse di fatto migliorare la propria biomeccanica di corsa. A livello di battistrada è stato aggiunto un battistrada Max Track, che comunque anche con la pioggia o comunque nei sentieri non troppo tecnici, questa scarpa vi consentirà di cambiare di direzione abbastanza facilmente. Poi è chiaro che dipende un po' dal vostro obiettivo, perché sicuramente esistono comunque delle strutture migliori, ma questa scarpa secondo me ha un grip abbastanza interessante, una trazione particolarmente efficace, soprattutto sui sentieri non tecnici. Dal mio punto di vista non ci sono state delle cose che non ho amato particolarmente, se non il fatto che comunque questa struttura con l'allacciatura molto diversa rispetto al solito è leggermente strana e quindi dovreste un po' abituarvi, ma dal mio punto di vista la presenza dell'Altra Ego vi consentirà davvero di correre velocemente, soprattutto per chi volesse affrontare dei trail abbastanza brevi. Ho anche apprezzato il fatto che è una scarpa che ha un prezzo comunque molto contenuto e secondo me potrebbe essere la prima scarpa da utilizzare per i trail. Tenete conto che i 270 grammi di peso consentono una protezione superiore a quella che invece mi sarei aspettato per una scarpa minimalista, ma la suggerisco per chi volesse iniziare a correre nei trail senza necessariamente dover spendere un capitale. Dal mio punto di vista è una scarpa assolutamente promossa dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ve la suggerisco. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni ulteriori recensioni. Io vado a dar da mangiare il coniglio, che si è addormentato sotto il sole. Ciao, alla prossima.